Siamo a Bardonecchia con Torino Cronaca. Eccoci qui con una signora che sa dirci tutto rispetto a quanto è successo nello scandalo torinese dell'anno, ciò che è avvenuto tra la coppia Segre e Seimandi. Eccola qui, ci dica signora. In realtà io non so. Lei cosa ne pensa? Ecco, posso dire la mia opinione. Dico che una persona che è innamorata non si fa intestare le azioni del figlio, e comunque anche definire imprenditrice o manager una persona che comunque non le ha conquistate sul campo queste cose, ma le ha conquistate per amore, diciamo, o comunque per una situazione sentimentale con qualcuno di estremamente ricco, non è la stessa cosa che per noi donne conquistare le cose sul campo. Di conseguenza io credo che sarebbe molto più importante parlare del cervello delle persone. Questa storia è stata un gossip su un rapporto sbilanciato dal punto di vista economico. Se fossero stati sicuramente due persone di cui uno non ricchissimo e una persona normale, della buona borghesia, non se ne sarebbe parlato. Lei è un po' in controtendenza rispetto ai sondaggi che sono emersi, compreso quello di Torino Cronaca, rispetto ai quali circa il 70% delle persone, le donne in molto più ampia maggioranza, si sono schierate invece pesantemente a favore del commercialista Massimo Segre. Lei è in controtendenza perché? Prima ci raccontava nel pre-intervista di ipotesi riguardanti anche patate. Ma perché secondo me se si è leali in una coppia non ha senso. Se si dovevano sposare, io non so se sia vero, immagino che se il dottor Segre l'ha detto probabilmente aveva delle prove. Se si dovevano sposare e c'era l'amore, perché tradirsi? Oppure altra cosa, perché sposarsi e lavorare insieme, farsi intestare delle azioni e prendersi delle poltrone se c'è l'amore? Si può benissimo fare delle carriere differenti. Trovo che questa commistione, amore, affari, soldi, non abbia niente a che vedere con una relazione sana. Infatti poi si è rivelata qualcosa che non era sano. Quindi lei si schiera proprio fortemente da parte del marito, chiamiamolo così, perché sei autodefinito solo cornuto. Sì, ma lo sarei anche se fosse la moglie, nel senso del cornuto, nel senso che se anche fosse stato lui a farle le corna, riempirla di corna prima del matrimonio, e fosse il contrario, lui una persona normale e lei una miliardaria, facciamo il caso di tante donne anche, troverei che magari c'è una sorta di presa in giro del sentimento che non mi piace. E tra l'altro, siccome questo spesso accade nel mondo delle donne, io come donna trovo che sia molto offensivo, perché noi donne ci facciamo avanti col nostro lavoro e poi ci credo che ci hanno richiuso come dei panda con le quote rosa, perché se poi uno si comporta in questa maniera non viene equiparato a un uomo. Di conseguenza io sarei per la parità in tutto, anche quindi nei posti, non certo che si debbano guadagnare in modo alternativo al cervello. Ecco, il fatto che però la signora Cristina Seimandi abbia affermato che il tradimento fosse reciproco non la fa ripensare rispetto all'affermazione che ha fatto, e soprattutto riguardo al fatto che lei nella preintervista si raccontava di tradimenti ben più precisati. Allora, anche durante il matrimonio, durante le gravidanze. Sì, non capisco se lei sapeva che lui la tradiva, perché se lo sposava. Almeno lui, giustamente, saputo di essere tradito, non la sposava. Qual era la motivazione? Allora mi viene in mente che ci fosse un'altra motivazione, perché se lei lo tradiva ed era cosciente che lui la tradisse, che si sposavano a fare? Perché lei voleva sposarlo? Allora posso immaginare. Sicuramente non sarà così, che magari c'era un motivo legato all'economico, magari lui avesse avuto una tuta blu, lei non l'avrebbe sposato.
Poi dico, queste sono opinioni puramente personali, io non conosco la situazione nel dettaglio, la sanno solo i diretti interessati. E quindi, ripeto, non è un discorso su la Seimandi o Segre. La situazione, il primo che si è svegliato ha detto all'altro che si sentiva cornuto e ha detto che non si voleva sposare. L'avesse fatto lei, avrei detto la stessa cosa, che aveva fatto bene. Sì, intanto la ringrazio. Volevo soltanto chiudere con una battuta che vorrei che lei commentasse. Un abitante di Valdonecchia, dove siamo, poco fa, a una richiesta che gli abbiamo fatto, ha detto: certo, i veri problemi che incontrerà Segre oggi saranno quelli di trovarsi una nuova fidanzata. Cosa ne pensa? Non credo. Credo che troverà magari delle persone oneste che lo scelgano senza problemi. Per quello che è, nel momento stesso in cui una persona non gli chiede posti di lavoro, non gli chiede soldi, ma lo sceglie per l'anima, per il cuore, per l'aspetto, non lo so, quale sarebbe il problema? Il problema sarà se lui dovesse magari incontrare qualcuna che vuole dei soldi, è chiaro che forse si è fatto furbo. Grazie, questa è una sua dichiarazione d'amore a tutto tondo verso Massimo Segre, quindi. Assolutamente no, non mi permetterei mai, anche perché io non sono assolutamente interessata al signor Segre, neanche alla signora Seimandi. Grazie.